Salve ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovissimo video qui su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Global e Jump. Signori, finalmente la Golden Week sta per terminare, tra virgolette, anche perché hanno annunciato, e non so nemmeno se è uscito ancora, anzi, probabilmente quando sto registrando questo video ancora non è uscito nemmeno, il nuovo Goku Kid Free to Play, in teoria, che forse riceverà la versione LR, chi lo sa, quindi va ancora avanti la Golden Week. Vabbè, meglio così. C'è ancora altra roba da farmare, altre stone da guadagnare e così via. Noi qui naturalmente non siamo qui per farmare, come giusto che sia, ma siamo qui per pullare. Come vi avevo detto in uno scorso video, sono usciti tutti i ticket dove possiamo andare ad utilizzare su questo banner. Banner molto carino, devo essere sincero, ci sono anche delle lere all'interno. Adesso infatti ve le metterò a schermo, tipo, così vi faccio vedere anche cosa c'è all'interno e cosa possiamo trovare. Vi faccio vedere i buff in personaggi featured, che sono pure buoni. Tipo sto piccolo STR molto buono, Vegeta GL un po' meno, però comunque Rate Up non è mai uscito, quindi diciamo che è una delle poche volte. Fascia fisica molto carina, la trovai, mi pare pullando su Goku e Piccolo, non vorrei sbagliare. Quindi già dovrei avere una copia sul Global. Poi naturalmente pulleremo anche sul Jump. Nappa STR è simpatico, lui è un bel personaggio, carino. Loro, vabbè, loro sono gli dei scesi in terra, infatti non vedo l'ora se riesco a trovare ad Ability. Loro ce l'ho full. Goku Tech buonanima e Vegeta Fisico buonanima e Goku God, vabbè, Goku God ha ricevuto Lezza sul Jump, però sul Global ancora no. E Vegeta Blu che fa pena anche a Lezza. Detto questo, diciamo che più di metà banner è buono. Sono poi una multi free, quindi buttalo via. Naturalmente noi siamo anche alla ricerca dell'LR. Diciamo che i personaggi banner featured, ok, ci fanno piacere, sono belli, ma noi cerchiamo principalmente dell'LR, possibilmente che non sono full. Ecco, ma sarà molto difficile trovarle. Io direi anche di iniziare perché abbiamo sia le multi del Global che le multi del Jump. Come potete vedere, sono 20 ticket che si possono ottenere, mi pare, dalla seconda parte. Anzi no, 12 ticket dalla seconda parte e 8 dalla prima. Sono 20 missioni, credo, perché qua dice 20 ticket. Sì, vabbè, comunque basta che andate a vedere sulle missioni, andate a vedere cosa dovete fare per, ma molto semplice, missioni tipo, che ne so, usa un support memory, usa un item, oppure completa un determinato evento con tipo che era Peppy Gals, mi pare. Veramente una cavolata come missioni. Iniziamo, vediamo un po' di questi 30 ticket cosa hanno da offrirci. Tanto sicuramente sarà Shaft probabilmente, però comunque uno ci spera, no? Non ho l'audio in game, quindi in realtà non so nemmeno cosa avrà detto. Però probabilmente un personaggio banner ci sarà sicuro. Credo che ci sia almeno un SSR garantito, non lo so questo. Non ho controllato, ma credo di sì. Su 30 ticket, cioè su 30 personaggi, almeno un SSR ci deve essere, no? Almeno spero. Se no sarebbe Shaft totale, vabbè. Vuoi dire, noi ci abbiamo provato. Naturalmente non, nulla di particolare, nulla di particolare. Va bene Trunks. Va bene il signor Gohan. Mamma mia, vabbè, inizialmente un pochettino lentuccio siamo partiti. Secondo me c'è un SSR, ecco apposta. Bella cagata sto Freeza. Buonanima sto, mi pare che sto Freeza ancora non ha manco ricevuto Lezza. Veramente buonanima. Che io ho già fu naturalmente. Ah, perfetto, Freeza in tu Golden Freeza. Ma mi dà un altro Freeza che non posso dire, se no spoilerò cose. Oh, peccato che è già full. Però sarebbe stato simpatico, non averli full. Anzi, avrei preferito Golden Recom naturalmente. Però, vabbè, mi ha dato il dual sbagliato, ecco. Veramente un peccato. Vabbè, comunque qualche SSL l'abbiamo trovato, perché sono tutti e tre full. Vabbè, me ne farò una ragione, che devo dire. Ci sono dei bene summon in retap che non ho full, gioco, se vuoi, proprio se vuoi. No, fai qua. Va bene, fai qua. Un LR, non lo so. Ah, mia, che multi di merda. Mamma mia, fratello, sto trovando tutti i summon di merda, tutti. Non se ne salva uno. Mamma mia, che sbocco! Bene, stiamo arrivati quasi alla fine, non lo so, sto tappando da un'ora. Vegeta GL, che lui non era full. Vabbè, ho trovato tutti i PC banner. Barter e Jice che avevo full. Vegeta che era un pochettino me. Goku mi dà pure Vegeta blu e ho fatto proprio. Ah no, abbiamo finito. Perfetto, l'unica cosa buona che mi ha dato è stata Vegeta GL che non era full. Per il resto, alquanto skippabile come molti. Mamma mia che schifo. La mia fortuna si rivela sempre essere top, eh? Dirigiamoci sul Jump, per potersi che lì scoriamo qualcosa, non lo so. Ok, vediamo un pochettino sul Jump. Il banner è sempre lo stesso. Vi do una rapida occhiata, ma è sempre uguale come vedete. Non cambia nulla. Mi sarebbe piaciuto trovare anche Nappa d'Ability sul Global, però il gioco ha deciso di no.
E vediamo. Vediamo sul Giappo pure cosa riusciamo a fare. Ma probabilmente shafteremo come non so cosa. Vai. Sì, comunque ci sono o due SSR lì o SSR per due. No, credo siano due SSR. Non, cioè, se è SSR per due, ho shaftato come una merda. Goten e Trunks, va bene. Goten e Trunks, un LR almeno. Una. Riusciamo con due multi ad uscircene con un LR. Non dico due o tre, una. Sarebbe già content. Perfetto, Goku Tech una merda. Ah, vabbè, pure qua Vegeta, giusto per non farci dimenticare quello che abbiamo pure. Ah, Hit pure, vabbè, ma facciamo tutte SSR. Bella cagata, Hit. Oh, finalmente un SSR di qualità. Buono, sto piccolo buono ad ability. Vabbè, ho recuperato tutto quello che ho fatto sul global. Sul Jap già è la multi di Cristo questa. Doppio piccolo STR. Perché non me l'ha data sul global? Mannaccia mia che ce l'ho ability 1, mi pare. Molto forte, doppio piccolo. Molto molto buono, almeno, guarda. Vabbè. Ma no, ma sul Jap un culo stratosferico. Pure Cool Dragon, ma ha dato probabilmente tutti le summon migliori. Già sul global mi ha dato i peggiori. Dobbiamo un pochettino calibrare la forza, no? Da una parte si scula e da un'altra si shaft. Ma abbiamo invertito le cose. Wow, mamma mia, che multi. Cioè, per me si potrebbe anche concludere poco. Uscisse pure l'LR, ti dirò. Vorremmo veramente concludere in grande. Però non credo uscire l'LR, avendo rate veramente bassi. Anche se, in realtà, togliendo i banner featured, le LR sono un bel po', quindi potrebbero anche uscire, però non credo. Non arrivo a quei livelli, ecco. Mettiamolo così, mi abbasso. Proprio il salmone e basta. Dispo, vabbè, buona anima. Finita? No. Fake out! Oddio! No, ma che è Goku Kaioken? Forse mi pare mi manca una copia per il full. No, quella era sul global, una copia per il full. Goku Kaioken, ma tra tutte le LR che c'erano, Goku Kaioken. Io, vabbè, per carità, LR alzo le mani, però, sai. Poteva darmi a botta maghetta. E abbiamo finito. Ancora no. Vai, un altro Goku Kaioken per ride. Vabbè, fratello, mo stavo un po' esagerare. Calmati, gioco, calmati. Un po' eccessivo, devo essere sincero. Finito? Vabbè, abbiamo trovato un LR pure. Io questa volta, guarda, l'avrei fatta sul global. Sei stato contentissimo. Sul Jap, ok, però avrei preferito altre LR di qualità. Sul global invece, avendo quasi tutto full, Goku Kaioken pare che non era full, quindi l'avrei accettato. Tipo, so, pure un Zamasu Int. Oppure che c'era? Io adesso ho la lista sotto mano. Oppure un Jiren per portarlo ad ability per quando riceverà Lezza, che secondo me sarà bello grosso, bello pompato. Comunque doppio piccolo STR, bella sculata in Cool Dragon. Un bijou è stata questa volta. Peccato che non l'ho fatta sul global. Goku Tech probabilmente se uno non ce l'aveva qua l'avrei fatto full. Ragazzi, per il resto queste sono state le mie multi. Fatemi sapere un pochettino la vostra sotto nei commenti e cosa avete trovato naturalmente. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video.